Era nata per lo spirito e per avere una speranza in più che prima che il giudice decretasse ciò che noi speravamo che non decretava. Doveva essere, quando era stata pensata, la fiaccolata della speranza, invece si è svolta lo stesso proprio nel giorno in cui il Tribunale di Arezzo ha dichiarato fallita la storica azienda Cantarelli, una fiaccolata partita dal centro di Terontole che è arrivata qui davanti alla sede della Cantarelli per una speranza simbolica che non sia finita qui, anche se per i 250 lavoratori c'è anche chi ha passato quasi un'intera vita in questa azienda, non c'è ormai più grande speranza che qualcosa di positivo possa riaccendersi. Ave Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Vede, finì tutto così. Una volta chi entrava in Cantarelli era come entra in banca, no? Adesso invece è finito tutto, insomma. Finito tutto così. Assume un altro significato, che è stare vicino a chi soffre, soprattutto agli operai, alle famiglie che in questo momento stanno vivendo un'oscurità nella loro vita. Io spero davvero che la Cantarelli riapra, anche perché ha significato molto sia per queste persone ma sia per tutto il territorio terontolese e cortonese. La dichiarazione di fallimento significa anche non dare la possibilità ai lavoratori di avere nessun supporto dal punto di vista della cassa integrazione o delle tutele, e questa è una cosa piuttosto grave, quindi vediamo quali sono le motivazioni del giudice e cosa si può fare. Arrivare a questo epilogo così, che tutti sapevamo, però è chiaro, quando ci arrivi poi ha un effetto devastante, veramente devastante. Soprattutto chiudere, anche avendo degli ordini da fare, del lavoro da finire. Speriamo in un futuro, certo, dopo 38 anni e mezzo io e le mie colleghe, chi più chi meno, dai 20 anni a 30 e quant'altro, ritrovarsi in mezzo alla strada. Perché sai, adesso siamo in mezzo a una strada. Se ti giri intorno c'è il vuoto. Mi auguro che questi curatori fallimentari facciano ciò che gli altri non sono riusciti a fare. Un miracolo? Speriamo. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato.